cosa è successo a Gerardina Trovato? Dopo aver visto tutti i video sui social dedicati a lei, me lo sono chiesto anch'io. Quindi sono andato a guardare un po' di interviste che ha rilasciato negli ultimi anni per cercare di capire che cosa le è successo. Partiamo col dire che Gerardina Trovato è un'artista che ha avuto una grandissima popolarità negli anni 90. Per il resto devo ammettere che non conoscevo tanto della sua immagine e della sua carriera, ma chiedendo anche a persone che gli anni 90 li hanno vissuti già da adulti, mi hanno detto che era veramente molto popolare. Giusto per farvi capire, considerate che ha partecipato 3 volte a Sanremo, è arrivata seconda l'anno in cui Laura Pausini vinse Sanremo Giovani, che all'epoca era la categoria Nuove Proposte di Sanremo, e dopo questa esperienza appunto ha avuto una carriera molto importante. Ha duettato con Andrea Bocelli, anzi, lei in una sua intervista ci tiene a dire che il duetto con Andrea Bocelli è stato lui a farlo con lei quando lui ancora non era famoso. Insomma, ha avuto veramente molto successo, però negli anni si rende conto che il mondo della discografia così com'è non le piace. Si rende conto anche che tutti i soldi che stava guadagnando in realtà andavano soprattutto nelle mani di alcune persone che collaboravano con lei, quindi dice anche che tutti i soldi che entravano grazie alle sue attività non sono rimasti nelle sue mani. Decide quindi di allontanarsi da queste persone e dal mondo della discografia, quella che conta, diciamo, si trova tagliata fuori dalle televisioni, si trova tagliata fuori dalle radio, quindi non la invitano più nei programmi importanti, non può più partecipare a Sanremo, non può più pubblicare degli album con le case discografiche importanti e quindi inizia, diciamo, la discesa della sua carriera e viene quasi dimenticata. Chiaramente questo la fa cadere anche in un periodo di forte depressione. Si aggiungono anche altri problemi di salute, ma non siamo qui a parlare di questo. Perché quello che ci tengo a dire è che Gerardina Trovato ha sempre chiesto solo una cosa, ovvero quella di poter tornare a lavorare, di poter tornare a cantare, di poter tornare a fare concerti e incidere le sue nuove canzoni. Infatti, quello che sta succedendo adesso sui social è successo già altre volte. Ho visto, per esempio, che nel 2020 era stata invitata da Barbara D'Urso nelle sue trasmissioni che cercava di aiutarla per rilanciare la sua carriera. Attualmente, però, in alcuni video ho visto che ha rilasciato alcune interviste. Fortunatamente stanno arrivando tantissime richieste di concerti da qui ai prossimi mesi, però ancora non è riuscita a trovare un produttore, una casa discografica che sia disposta a pubblicare le sue nuove canzoni. Perché questo? Perché nonostante tante persone dicano ascoltiamo le sue canzoni vecchie perché così riesce a guadagnare tanti soldi, in realtà pare non sia così, perché i diritti delle sue canzoni vecchie, che sono quelle che hanno ottenuto più successo a livello commerciale, non appartengono a lei. Lei riuscirebbe a guadagnare di più solo se riuscisse a pubblicare delle nuove canzoni e queste canzoni riuscissero anche ad avere successo. Oltre che ovviamente dai concerti che la stanno aiutando e potranno aiutarla tantissimo. E noi cosa possiamo fare per aiutarla? L'unica cosa che possiamo fare è cercare di sostenerla ascoltando le canzoni che pubblicherà, andando a vederla nei concerti, oppure continuare a parlare della sua storia e a raccontare la sua storia affinché anche le case discografiche possano riaccorgersi di lei e proporle dei contratti discografici per pubblicare le sue nuove canzoni, sperando però che questa volta siano dei contratti anche più convenienti per lei. E voi conoscevate la sua storia? Se avete qualcosa da aggiungere, perché magari conoscete meglio la sua carriera, lasciatemi dei commenti.